Ciao ragazzi, benvenuti su Sardina War, il canale dedicato al combattimento, alla ricostruzione e alla rievocazione storica. Oggi volevo parlarvi di un lavoro fatto su commissione per un amico, ormai, visto che è da molto tempo che realizzo armi in bronzo per questa persona, e abbiamo realizzato, in questo caso io e il mio socio Sandro Garau, questa riproduzione di spada, perché alla fine le dimensioni non sono quelle di una daga ma di una spada. Questa spada villanoviana è un oggetto sicuramente molto bello, elegante. Il tipo di punta ricade in quella categoria di armi che sono dette spade a lingua di carpa, però la presa è diversa. È una presa in gergo, diciamo, di coltelleria full tang, cioè è presente il tang, cioè il codolo lungo tutta l'arma. Come manico sono state realizzate queste due guancette in legno di castagno, poi verniciato, oliato, insomma, per risaltare i colori, e abbiamo ottenuto questo strumento. In particolare questa spada è indicata per il periodo cosiddetto villanoviano, la cultura villanoviana, che si sviluppa tra l'Emilia e la Toscana e in seguito si diffonde poi anche nella pianura padana e nella Campania. Anche i nuragici, la popolazione di cui io soprattutto mi occupo, vennero a contatto con i villanoviani. Infatti è una cosa curiosa, ma questo tipo di manico si può vedere anche in alcuni pugnali di epoca nuragica. E non si capisce bene quale sia la provenienza di queste armi, sono detti pomoli a T, e l'oggetto è praticamente un tipo di arma che poteva essere tranquillamente utilizzato da un guerriero nobile del tempo. Recentemente è uscito il trailer di Romulus, la serie, diciamo, che segue al film Il Primo Re, e io conosco alcune persone che hanno realizzato armi per questo film e per la serie, e diciamo che questo tipo di arma sarebbe tranquillamente potuta essere utilizzata dai guerrieri di Roma, quindi i primi guerrieri di Roma, i primi re, secondo una cronologia che colloca questo tipo di armi tra l'800 e il 700 a.C. Durante la fondazione di Roma quest'arma poteva tranquillamente comparire al fianco di questi guerrieri. Oltre a questa, come officina The Nuragic Foundry, di cui ci occupiamo di realizzare armi soprattutto in bronzo, abbiamo realizzato anche spada d'antenne, abbiamo collaborato con famosi ricostruttori e negozi che si occupano di rievocazione storica, tra cui l'amico Corrado Re di Res Bellica. E questo invece è un prototipo che abbiamo realizzato direttamente noi sulla base dei modelli visibili in alcuni testi. E un'ultima nota al riguardo di questo oggetto, che personalmente è stato realizzato con molta fatica ma grande soddisfazione, è qualche diciamo intuizione sulla modalità di utilizzo. Quando pensiamo alle spade, pensiamo a un'impugnatura di questo tipo, in cui ci immaginiamo l'arma che viene usata per dare colpi di taglio. In realtà, sulla base della mia esperienza, poi anche espressa nella mia tesi di laurea triennale, basata anche sull'esperienza fatta nonché per il lavoro di tesi specialistica sulle armi e le armature nuragiche, praticamente avevo ipotizzato che nelle spade tipo Carpstong o spade a lingua di carpa, che in Sardegna sono chiamate Monte Saida secondo una variante locale e in Spagna tipo Huelva, praticamente queste spade venissero usate mettendo il dito indice in questa zona che spesso risulta non affilata e che nelle spade del 400 viene chiamata ricasso. Questo tipo di arma, a mio parere, non viene impugnata allo stesso modo, potete capire che l'impugnatura è completamente sballata, però la modalità di utilizzo secondo cui l'arma viene usata di punta in maniera molto agile ed elegante si trasmette anche a questo tipo di strumento impugnandolo in questo modo.
Cioè questa impugnatura che in ambito ad esempio vichingo viene chiamata handshake grip, cioè presa a saluto, insomma handshake, saluto con le mani. Questo tipo di presa personalmente è la più indicata, basata sulla ricostruzione, su quello che ho potuto vedere su questo modello, per effettuare effettivamente un tipo di combattimento che non è tanto con colpi di taglio, che potevano sì essere presenti, ma quanto più per l'utilizzo della punta. L'utilizzo della punta è un tipo di scherma in cui sì, magari mira a tagliare, ma con un movimento diverso, come se effettivamente quest'arma fosse un gigantesco coltello. E tra l'altro è un tipo di impugnatura molto precisa, perché comunque si sta utilizzando il prolungamento della mano come indicatore su dove andare a colpire, ed è tra l'altro precisa perché il pollice va a spingere nella parte qui del manico, mentre il dito mignolo sta facendo presa sul pomolo a T, secondo proprio la dinamica che alcuni ricostruttori come Matt Easton o il famoso Dimicator hanno proposto per le spade vichinghe. Questo non è interamente applicabile sulle spade ad esempio villanoviane o con le spade dell'età del bronzo, però il concetto, il ragionamento si può effettivamente applicare a questo tipo di armi. Se siete interessato a quest'arma o ad altre armi in bronzo, noi come officina The Nuragic Foundry realizziamo questo tipo di oggetti per progetti di archeologia sperimentale, per rievocazioni storiche, per esposizioni museali o semplicemente collezionismo. Spero che il video vi sia piaciuto e sia stato di qualche interesse. Un caro saluto, a presto. Ciao!